Quindi inserisce Gucci, vediamo Gucci, entrare Gucci, Gucci, c'è Gucci, attenzione il tocco verso Sivilla che sbaglia un gol fatto. Al limite c'è Camilloni, benissimo per Gucci, bravo Camilloni, Gucci al centro con Borrelli anticipato, ma bravissimo Camilloni. Ecco intanto che entra Gregorini, Tommaso Gregorini come numero 13, un giocatore di sostanza. Marianeschi intanto verso Gucci, protetto schina da Ruggeri, quindi Panico ancora ad Evangelista in posizione della destra, si accentra Evangelista, il tocco ancora a Saltarin che appena entra in aria, c'è il fallo, stavolta la punizione interessante è per l'Isernia, attenzione, molto incerta la signorina, parte Ruggeri, la barriera, Marco Antonini si tuffa ma non riesce ad evitare il corner, si salva il Fano, il tiro di Ruggeri che ha comunque incocciato su un giocatore del Fano. Esce Marianeschi al tredicesimo minuto, non è accaduto ancora nulla qui al Mancini in questo secondo tempo. 4-3-3 per il Fano, il pressing di Alex Ambrosini, schiena rischia, c'è Sivilla, 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 e il Fano spreca però su errore di schiena, il Fano spreca al minuto 21esimo, 22esimo minuto, attenzione intanto c'è il Lisernia vicinissimo con Marco Antonini, bravo, e poi salva, salva De Iori, e poi salva De Iori con Evangelista, Evangelista che sfiora il gol al minuto 27. Parte Sivilla, vediamo Andrea, Andrea Sivilla, parte il tiro di Sivilla, la parata del portiere, poi Sivilla e poi in alto, incredibile, la porta vuota, l'errore di Andrea Sivilla. Punta l'avversario, poi si accentra Davide, mette nel mezzo, c'è Nodari di testa, la traversa con la palla oltre il fondo, il traversone al quarantesimo, i Borrelli, Leonardini verso Gucci, 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 la palla resta lì e non riesce a spingerla dentro, non riesce a spingerla dentro sul bel lancio di Leonardini al minuto 48.